Andiamo a fare un po' di casino prima delle elezioni, tanto ormai ci conoscono. Oggi Davud mi sa che è un incantesimo d'attacco, eh? E mo questa chi è? Alice? Alice, sì, o Alice, come preferisci. Credo che ormai comincerò a farmi chiamare Alice, visto che ci sono tante Alice in giro. Ah, anche tu dal terzo. Oggi ci abbiamo Pixie? Pixie, sì, mi sembra di sì. Ma che sono i Pixie? So solo che siano dei folletti. Della ah, i folletti quelli là blu. C'è stato... Salve. Martedì c'è stato Ear Shiveling. Ciao Alex. Hai ancora l'ansia, Alex? Sempre, sempre. Vivi d'ansia. Perenne io ansia. E l'ansia siamo coinquilini dentro lo stesso corpo. Il cappello mi ha detto tu vai in serpeverde e l'ansia anche. Vabbè, credo sia Venturino. Ti ricordi quando la parola d'ordine? Sì, bello come si bella. Speriamo che oggi ci sia il professor Mil, com'è che si chiamava? Mil. Milk. No, non penso che sia Milk. Lex, perché stai in piedi su un divano? Perché non mi sento all'altezza della situazione. Oh, Beccuccio! Ah, Beccuccio si chiama il tuo. Si è chiamato il gufo Beccuccio. Beh, io ne ho avuti vari. Qualcuno l'ho schiantato, qualcuno l'ho bruciato vivo perché si incastrava, quindi... No. Sì. Arnold e si pianta ovunque. Se non mi arriva mai un messaggio, non riesco a mandare mai un messaggio. È stupendo, hai vinto, te lo giuro. Arnold si chiama il tuo. Ciao, ragazzi. Dove sono gli occhiali, Mark? Aspetta. eccolo. Quello è un oggetto Mark prezioso e magico. Anche. Aspetta, lo ripoggio. Lo riposto. Nascondi, va bene. E tu, quindi? Alice, con chi hai fatto l'esame lì, professore? Io l'ho fatto Snake. Ah, il nostro professore. L'ho ingorgiato. Come? Ah, sei tu che l'hai ingorgiato. Ma sono giorni che mi dicono che qualcuno ha ingorgiato il professore. Oggi teoria. Davud. Non ho capito. Pixie, no Pixer. Pixie. Entri, ma sta a fa' amicizia con la Grifondoro. Quella che... Come quale? Quella che ti dovrebbe affiancare negli studi. Sa fa' un po' di lezioni private. È sbagliato, Venturi, è sbagliato. Ma quella non capisce peggio di me, quella non capisce. Ma... ha preso 10, ha preso. Veramente? Dai, ma veramente. Ma che? Ma avevo chiesto di aiutarmi a ricucire. Ma scusa, la sola tua schiavetta, non ho capito. Ho capito, te l'ho chiesto come favore. Ma quando me l'hai chiesto? Ma che stai dicendo? Vabbè. Ma non me l'hai ricucita? Dai, però faccio brutte figure. Se il professore ti alza la mano, come faccio? Un po' lasciarla pezzata, comunque. No, è proprio rotta. Molto pezzata. Odora Milo? Milo odora, Milo, sì, temerario il nostro Milo. Ma com'è? Odore di maschio. Ma tu pensi che lo rivedremo mai, Danny, Lex? Mi sono ripreso. Ciao, buonasera. Oh, ciao. Domani è una lezione. Domani ci dobbiamo trovare e ricordiamo tutti gli argomenti insieme, ok? Vabbè. È lanciato Venturino con la rossa. Professore, buonasera. Ragazzi, accomodatevi appena entro. Voglio l'assoluto silenzio. Sì, professore, faccio io la servetta. Oh no, signorino Venturino, se non la vedo al suo posto, toglierò 100 punti. Buonasera, professore. Io voterò Venturino. Mi eleggo a capo della scuola. Molto bene, molto bene. Ma non dovevano fare le votazioni per il capo scuola? Spacchiamo sta scuola. Il capo scuola dovrebbe essere scelto dal... Aspetta un secondo. Se ogni... Ragazzi, cortesemente vice... potresti abbassare il tono di voce che non si riesca a parlare. No. Ogni vice prefetto un po' di... Mamma mia. C'ha 80 anni capo scuola. Sicuramente è sempre meglio di essere un bamboccio, non credo. Ma è quello che... Venturino capo scuola. Se ti vede come sta accadendo. Ah, balla pure, ragazzi, io?
E se superiamo, se superiamo l'esame, casata, tra l'altro, saremo... Sì, ma davanti non ci voglio stare. Quindi... E quella parla, Gio Paolo, sembra che c'hai i tamponi in bocca. No, nel senso che... Cosa? E chi dovresti collaborare genio? Con me, ti consiglio. Questo fatto che sapere, c'è visto, sono stato brava. Posso darmi qua? Professore, un po' di casino generale. Sì, riesco. Pazienza. In che senso? Professore, urlano troppo, mi infastidiscono. Mamma mia, questo, eh. Professore, oggi che impariamo? Imparerete un incantesimo che è Davud. E una creatura che sono i Pixie. Pixar, belle, belle. Pixie. I Pixie sono anche conosciuti come folletti della Cornovaglia. Sono creature simpatiche, anche se per quanto mi riguarda le preferisco definire irritanti. E di piccola statura, all'incirca un 20 cm massimo. Di colore blu elettrico e dagli occhi grandi e completamente neri. Sebbene sembrino innocui, tanto che vengono classificati 3X, sono molto dispettosi e capaci di volare nonostante non abbiano ali. Presentano inoltre una forza molto più elevata rispetto alla loro corporatura. Sono fragili, ma visto il fatto che agiscono e restano sempre in branco, in gruppo, sono appunto abbastanza... cioè possono diventare pericolosi. Non hanno nessun tipo di interesse se non quello di fare scherzi e combinare marachelle. In pratica sono la versione in miniatura e di colore blu del signorino Venturino. Mi piacciono già. Comunicano tramite uno strano chiacchiericcio comprensibile solo tra di loro. Ci sono vari modi per tenerli a bada. Ci sono incanti appunto utili a letteralmente congelarli o immobilizzarli in gruppo, come Glacius o Immobilus. E infine c'è un incantesimo che si chiama Peschi Pixi Pesternomi, che li può tenere a bada. In pratica è come se con questo incantesimo perdessero la loro voglia di giocare. Avete domande sui Pixi? Sì, professore, una domanda. Ok, uno per volta, prego. Sono addomesticabili? Oh no. Professore, mi ricorda cosa fa Peschi Pischi? Sì, scarica praticamente la loro voglia di giocare. È come la coordinatrice Muni per lei, signorino Venturino. Signorino professore, oggi io conosco una cosa. Mi scusi, professore. La pipina è folletto, è buona. Poi che sei, per anzi, non voglio sapere il perché della domanda, signorino Ventilino. Ottimo. Allora, l'incanto di oggi è appunto Davud. Appartiene alla categoria offensiva, di incanti offensivi. Davud. Richiede una volontà media e una concentrazione di 3 secondi. Ha una gittata medio-alta. L'incanto in sé va a generare una sfera viola di pura magia e può danneggiare un singolo avversario. L'incanto è antichissimo, inventato durante il periodo di persecuzione dei maghi e delle streghe da parte dei Babbani all'incirca nel 1300, dopo la caduta di Amarroth. L'incanto anticamente era un singolo e intenso colpo che prosciugava completamente tutta la volontà. Voi, dopo aver utilizzato un singolo Davud, sareste rimasti stramazzati a terra. Il suo utilizzo era principalmente di gruppo, ovvero più maghi concentravano tutta la loro volontà per riprodurre l'incanto e neutralizzare l'avversario singolo con un solo colpo combinato. Con il tempo poi è stato migliorato, facendo in modo appunto da non prosciugare più le vostre forze, la vostra volontà, ma solo una parte. Va a discapito però questo miglioramento, è andato però a discapito della sua potenza offensiva. Su una scala da 1 a 100, qual è il suo danno? Ipotizzando una scala da 1 a 100 siamo su 15 all'incirca. Mi sa che Venturino l'ha preso lo stesso. Iniziare a prendere. Okay. Ok, Davud, signori, finalmente qualcosa di interessante. Incantesimo offensivo 15 di danno su 100. Però il problema è che la concentrazione è di 3 secondi. Quindi questo vuol dire che ogni 3 secondi potremmo lanciare un Davud. Quindi dobbiamo affiancarlo a Metimur. Davud. Oh! Dobbiamo provarlo subito. Nei luoghi proibiti. Ciao ragazzi. Vabbè raga, Jimmy, scusaci.
Dopo. Prego, prego. Vedo che qua stanno facendo dei gruppetti, eh. Non male la signorina. Mi è arrivata notizia che forse una di quelle case a Nocte, non so per quale lo motivo, apparteneva forse ai miei genitori e da allora non è mai stata utilizzata. Quindi potremmo utilizzarla anche come punto di ritrovo. Ottimo. Hai letto il dottor Strange cosa ha scritto in bacheca? Praticamente avvisava che ovviamente non bisogna usare la violenza né contro gli uomini, tantomeno con alunni all'interno del castello. E ovviamente chi trasgredisce verrà punito in maniera anche con l'espulsione o l'allontanamento dalla scuola. Purché sia fatta solo all'interno del castello. Esatto. E mi è venuto in mente una cosa. Ti ricordi il fatto che ti ho detto che Nyx ha attaccato a Mark? Sì. Io c'ero. Ah. Però io potrei minacciarlo. Non ci conviene, perché Nyx sta sempre con Inferius. Andando a minacciare Nyx, ci metteremo contro anche Inferius. Non sarebbe una cosa positiva ora, soprattutto perché ci sta aiutando, ci sta dando consigli, ci sta dando piante. Meno male che questo gufo non è mio, io ormai ho paura di... No, non mi dire che è mio, ti prego. Non è mio. Penso neanche mio. Giratevi a destra e a sinistra. Qualcuno deve seguire. Segue me, porca puttana. Ah, no, è mio. Salta su di me. Preso? No. Maledetti. Togliti. Davud. Maledetti gufi. C'è un gufo. No, ti prego. Un altro gufo incastrato. Ma mi sa che è l'unico che c'è. Ma di che è un gufo? Ancora un gufo? Dove è andato? Sopra la torre. No, io impazzisco, ragazzi. Partalo. Ottime piante, Tasso Rosso. La ringrazio. Attenzione. Scusate. Ma la senti? Ah, Anastasia. No. Come no? No. Svegliato persona. Ciao, Anastasia. Non ti conosco, chi sei? Ripeti il tuo nome? Io sono nuovo. Capisco. Anche tu stai andando a vedere la lezione dei duelli? Sì. Legimio. Prego, prego, da questa parte. Ah, com'è gentile. Come stai? Il mio risveglio non è stato dei migliori. Ho sentito una voce. Hai sentito una voce? Sì. Questa voce mi ha parlato di un certo Enea Aspersio. E che io dovevo fare una scelta. Che tipo di scelta? È quello che io ho chiesto, ma non ho ricevuto risposta. E fino ad adesso continuo a sentire bussare in ogni dove. Devo capire questa scelta ora che devo fare. Sì, ma cerca di non girare mai sola, ecco. Fai attenzione. Se hai problemi, mandami un gufo, sempre se mi arriva. Non so se mi hai mandato un gufo stasera. Sì, te l'ho mandato uno. Me ne sono arrivati due, però purtroppo sono stato costretto a fulminarli. Un giorno ti porterò nel miglior ristorante di gufi di tutta Italica. Ok, allora, la parte di difesa, sì, quella la runa lì iniziale, questa qua, la parte che attacca non può superarla e utilizzare incantesimi, se no perde automaticamente il duello. Lei, signorino, se va dall'altra parte... Il professor Snake mi fa morire. Uno, Infernum. Fuori, usciamo dalla linea, guardate che qua... Oh, wow. Bloccato. Wow. Inchino. Uno pericolo. Manete fermi. Venga, parlo apposta. Vai Inferius! Ah, bravo. Grande.
io prima l'ho fatto. Attenzione. Sono andati sul pesante. Male, male. Bene, non vi preoccupatevi, il vostro compagno di scuola sta bene, è solamente svenuto, ma capita nei duelli offensivi. Ragazzi, Jimmy. No, Jimmy. Ero a vedere la lezione di duello del quarto anno, hanno fatto molto molto interessante. Ciao Jimmy. Ciao. Tu sei? Sono Luca. Ciao Luca. Mi hanno parlato di te. Ah, e che ti hanno detto? Ciao. Avete visto Spersio? Ciao anche a te, Soleil. Avete visto Spersio? No. Ma. Devi vincere. Grazie. Ciao. Jimmy? Hola. Sì, sono io. Bella. Hola, Jimmy. Mi riguarda ieri. Ok. Stai tranquillo, io non ho nessun problema con te. Però okay. direi che visto che io non sono stato scortese con te, puoi anche evitare di essere scortese con me e venirmi a cercare per dirmi come ti permette. Io non sono mai stato scortese, non ho problemi con sangue e cose varie, credimi. Hai un senso di rispetto un po' distorto. Grazie, potete abbassare. Beh, diciamo che io in questo momento non penso che tu sia una persona da frequentare, visto come ti sei comportato. Vabbè, con ma me. Questo, però come io non sarò scortese con te, ti pregherei di non essere scortese con me, tutto. No, lo sei stato, io penso che tu sia una persona scortese, punto. Ah, ok. Allora, evitiamo di... E per quanto riguarda il tuo amico lì che dietro che guarda storto, lo può anche evitare. Io? In realtà oggi ho parlato con Velox e mi ha chiaramente detto che Alex crede che i puro sangue siano migliori. Sono un altro ragazzo. Ah, Ail. Ciao. Ah, siete per caso interessati a delle pozioni? Ricette? A delle pozioni? No, a delle ricette. Ragazzi, questa volta alte, che caro. Ho detto io. Quanto alte? Dipende dalla ricetta che vuoi. C'è la base per il ristoro, la base per le medicine, la base per i veleni. Ti ripeto, io sono interessato magari a comprare una ricetta, ma tu mi porti, mi fai vedere che funziona, che si crea la ricetta e io ti pago. Non è un problema, è questione di dare... Anche avere, dal, no? Dal prezzo, no? Lasciami Passerà. Il tuo nome, magari ci penso solo, dai. Ma... Ah, mi scusi. Cosa... Qua prima... Cosa fa questo ragazzo con la mano? Qua prima Cosa? C'era una folla di gente assurda. Sì, sì, sono andati tutti via. Ma leva quei fagioli, porca miseria. Che devo fare? Edward, ti servono fagioli a te? Una zuppa di fagioli a qualcuno. Vado a lavorare dopo, ciao ragazzi. Vabbè, regala la ragazza. Che sta succedendo? Ma che? Ero io, scusate. Ma che? Ho distrutto un fagiolo. Ma che hai fatto? Hai sbattuto la testa dentro la casa. Ho distrutto un fagiolo. Ma che è questa storia dell'uomo incappucciato che mi ha accennato Alex? Aspetta, devo fare uno scherzo. Capito in mano a chi siamo? Ma come uno scherzo? Ma Milo dov'è più che altro? Ma Milo si perde in questo. Milo, ragazzi, cioè... Ma chi è sta gente? Che fate a queste parti? Cosa ci fate qui? Non so, il mio amico qua mi ha portato e... Dove andate? Oddio. Io sono... Stavo solamente... esplorando. via. Sono del primo, via. Guarda quest'altro. Guarda che tu ormai il dottore ti conosce con sta cosa in testa.